a tutti. Oggi realizzeremo insieme questo anello fatto con le Super Duo oppure con le Twin Beads e poi le perline Rizzo o in alternativa le gocce Magatama. Quello che vedete in viola è stato il primo anello che ho realizzato con alcune perline che mi erano avanzate da altre lavorazioni ed è nato un po' per caso. Questa è un'altra versione che ho fatto con dei colori contrastanti per vedere meglio l'effetto e questo è l'anello viola indossato. Oggi insieme andremo a realizzare l'anello con le Rizzo. Il procedimento è esattamente lo stesso, cambia solo il tipo di perline negli ultimi passaggi. Per fare questo anello avrete bisogno di una madreperla, di una base per anello, del fireline, di due colori di Super Duo. E io ho utilizzato le turquoise Picasso e le copper topaz. E mi stavo dimenticando di dirvi che la madreperla che vi servirà dovrà misurare 20 mm, cioè 2 cm. Poi vi serviranno anche delle Rizzo. Io qui ho utilizzato le Peridot Capri Gold e vi servirà uno Swarovski da mettere al centro da 4 mm oppure se volete una perlina da 4 mm e vi serviranno le rocaglie 15-0 e 11-0 e io ho utilizzato quelle bianche perlate e quelle verdi trasparenti e scusate ma di queste non è il codice perché non c'era sulla bustina. Come primo passaggio ho infilato 9 Super Duo nel lago e ho fatto un giro passando due volte nel giro centrale. Questo è l'inizio della lavorazione. Nel secondo giro della lavorazione andrò semplicemente a inserire le Super Duo di colore diverso tra una Super Duo e l'altra e continuerò nello stesso modo per tutto quanto il giro. A giro completato vi troverete in questa situazione e inizieremo il terzo giro alternando ancora una volta il colore delle Super Duo. Infilerò quindi nel lago una rocaglie 15-0, una Super Duo, un'altra rocaglie 15-0 e continuo per tutto quanto il giro. Vi troverete quindi la lavorazione come la vedete in questa immagine e proseguiamo con il quarto giro. Nel quarto giro andremo a inserire, alternando di nuovo il colore delle Super Duo, una Super Duo, una rocaglie 11-0 e un'altra Super Duo e continueremo nello stesso modo per tutto quanto il giro. Io a questo punto, avendo utilizzato un filo corto, sono andata, a bloccare il filo al centro della lavorazione mettendo lo Swarovski tra le Super Duo centrali, semplicemente facendolo uscire da una delle perline al centro e inserendo lo Swarovski e facendo ripassare il filo nella perlina diametralmente opposta. A questo punto potrete già provare la madreperla e vedere che questo sarà il giro più esterno delle Super Duo perché poi dovremo girare verso il basso per incastonare la madreperla. Per cui tra tutte le Super Duo sono andata a inserire una Rizzo. Quindi questa è la situazione in cui vi troverete alla fine di quest'altro giro della lavorazione. Ora devo andare a stringere la lavorazione sul retro dell'anello. Passerò ancora nel buco delle Super Duo precedenti, lasciando così le Rizzo sporgere verso l'esterno dell'anello come se fossero una serie di raggi. Tra una twin e l'altra andrò a inserire una rocaille 15-0, una Super Duo di colore contrastante con la precedente e un'altra rocaille 15-0 e continuerò così per tutto quanto il giro. Quindi da ogni buco di Super Duo superiore dell'ultimo giro avremo non una sola perlina, ma due perline che escono, le Rizzo che vanno verso l'esterno e le Super Duo che vanno verso il retro dell'anello. A questo punto vado a bloccare la mia madreperla da 20 mm all'interno della lavorazione. Faccio passare il filo nel buco della madreperla e lo blocco in una perlina dalla parte diametralmente opposta.
E poi mi porto con il filo nel buco superiore delle ultime super duo che ho inserito e vado a inserire una rocaille 11-0 tra una super 2 e l'altra, facendo così tutto il giro ed andandolo a chiudere. Adesso devo stringere appunto la parte inferiore dell'anello. Proseguo quindi con un semplice peyote di rocaille e mi porto nel buco delle rocaille 15-0 e inserisco un'altra rocaille 15-0 tra una 15-0 e la precedente, facendo appunto il peyote circolare, un semplice peyote circolare, come se stessimo incastonando un cabochon o una madreperla. Finito questo giro dovrò andare a inserire la mia base per anello. Sto utilizzando una base per anello rotonda, metto un pochino di colla di Super Attack in gel e aspetto quei 5 minuti che faccia presa e poi continuo con la lavorazione. Vado adesso a stringere la lavorazione e vado a inserire una rocaille 15-0 tra una rocaille 11-0 e la precedente. Posso effettuare un primo giro completo e al secondo giro dovrò scavalcare i lati della base ad anello facendo due piccoli segmenti di perline. In questo modo, anche se la colla non farà più perfettamente presa sulla madreperla, la presa sarà assicurata comunque dalle perline. Quando mi trovo in corrispondenza del cerchio dell'anello, proseguendo sempre con il peyote, invece di passare nelle perline esterne, inserisco 7 rocaille 15-0 e scavalco appunto il giro dell'anello, che comunque è una base regolabile, per cui anche se si ruba un pochino di spazio, poi si può allargare la base sul retro. E mi troverò a fare questa cosa sia da un lato che dall'altro lato dell'anello e poi proseguo a stringere ancora la lavorazione al peyote e farò un secondo segmento di perline in quest'altro giro di rocaille 15-0 e solamente che appunto nel secondo segmento non mi serviranno più 7 perline, ma me ne serviranno 5 perché il giro sarà un pochino più stretto. E questo sarà il risultato che andremo a ottenere. Adesso devo proseguire con la lavorazione superiore dell'anello. Io ho proseguito con l'altro capo del filo che mi ero lasciata dall'altra parte della lavorazione, altrimenti potete aggiuntare un altro filo. E vado a inserire tutte le magatama o le rigge nella parte superiore dell'anello che appunto gli danno la caratteristica conformazione a riccio. Io adesso mi sono portata nel buco superiore delle Super Duo rame e sto inserendo una rocaille 15-0, una rizzo e un'altra rocaille 15-0, quindi vado a rientrare nella Super Duo successiva e continuo in questo modo per tutto quanto il giro. Devo dire che questo tipo di perline rimangono piuttosto mobili in questo tipo di lavorazioni e quindi se non vi piacciono le perline che con una leggera pressione del dito vanno verso l'alto o verso il basso, invece di realizzare quest'anello con le rizzo potete realizzarlo con le magatama e non avrete questo problema. Adesso sto facendo l'ultimo giro di rizzo del mio riccio. Mi sono portata nel foro più interno delle turquoise e sto andando a inserire una rizzo e una rocaglie tra una e l'altra. In un primo tentativo avevo inserito solamente una rizzo, ho visto che rimanevano un pochino troppo lente, quindi ho inserito la rocaglie facendo un altro giro, ma io vi consiglio di inserirle entrambe nello stesso giro di lavorazione. Quindi questo è l'anello come si presenta finito con le rizzo, lo vedete accanto all'anello con le magatama.
Potete scegliere di realizzare il design che vi piace di più e gli accostamenti cromatici che rendono meglio. E nel primo che ho realizzato con le Magatama non c'erano molti contrasti, invece ho cercato di fare questo con l'iridio con un contrasto maggiore e a me piace particolarmente l'accostamento tra il rame e il turchese. E poi ho realizzato un secondo anello sempre con le Magatama, ma ancora più a contrasto nei toni navy della marina, stile marinaro, e quindi ho utilizzato il bianco, il rosso e il blu. E questo qui è appunto il risultato. E visto che poi mi erano rimaste pochissime Twin Beads rosse, ho deciso di realizzare anche questi orecchini e non ho fatto lo schema nel tutorial perché sono semplicissimi e potete ricopiarli semplicemente guardando la mia foto. E spero che questo tutorial possa esservi utile e adesso vi saluto e ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao ciao!